Hashtag OneDrop. OneDrop è un torneo che è nato l'anno scorso innanzitutto significa letteralmente una goccia, ovviamente, ed è nato l'anno scorso con il torneo di cui tutti hanno sentito un po' parlare, il famoso torneo con 1 milione di buy-in vinto da Sfandiari, che ha portato a casa 18 milioni, non dimentichiamolo, che è un ottimo risultato. Questo OneDrop verrà ripresentato il prossimo anno. Quest'anno l'organizzatore delle WSOP ha pensato bene di creare il Little OneDrop, che è il torneo a cui ho partecipato, dove con un buy-in accessibile a tutti, perché ovviamente 1 milione di dollari non è accessibile a tutti quanti, quindi un buy-in da 1111 dollari, si poteva partecipare a questo torneo, un torneo braccialettato come qualunque altro torneo, che ha visto oggi una partecipazione di 2330 giocatori al Day 1A, domani ci sarà il Day 1B, e quindi si prevede una partecipazione di almeno 5000 partecipanti. Ricordiamo che 111 dollari per ogni iscrizione andranno in beneficenza all'associazione OneDrop. Questa associazione ha come scopo il far accedere all'acqua potabile tutti quanti. Non dobbiamo dimenticare che per noi l'acqua potabile è un bene usato normalmente, ci sono popolazioni intere, milioni e milioni di persone che non hanno accesso all'acqua potabile. Quindi ho ritenuto, e molti altri giocatori hanno ritenuto, che fosse una bella cosa unire la beneficenza per una volta insieme con il poker, anche per sdoganare questo famoso mondo del poker. Credo che l'iniziativa sia eccezionale. Hanno partecipato giocatori famosi, giocatori normali. L'importante è che siano andati in beneficenza una parte dei buy-in.